l'onorevole Madia e dell'onorevole Padoan. Un altro tipo di scuola, lontano, mille miglia da quella che era la scuola che la sinistra o comunque i democratici hanno concepito in questi 30-40 anni post-repubblicani. Poi è cominciata una parabola discendente. Io che ho avuto l'avventura di insegnare nel 1970, so che le cose sono, ho vissuto questa parabola. I supplenti era una cosa rara, che avevano stipendio assicurato per tutto l'anno, poi ho scoperto che a passare degli anni i supplenti sono diventati una cosa veramente precaria. Avendo loro approvato già nel campo privato la precarizzazione, questa legge non è altro che una prima breccia per arrivare ulteriormente a concepire una scuola del tutto diversa, precaria e nelle mani di poche persone. Grazie. A titolo personale, l'onorevole Carocci. Grazie Presidente. Volevo far presente che la Ministra Giannini ha replicato ieri sera per 25 minuti in modo articolato. Se poi i colleghi erano assenti, non credo sia un problema della Ministra. Poi ho qualche difficoltà a capire bene il senso dell'inizio dell'emendamento che qui stiamo analizzando, perché si chiede, invece di assumere, si chiede che il Ministero realizzi un censimento di tutti i docenti iscritti nelle varie graduatorie, censimento finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari di questi docenti, e già qui la vedo dura. E poi infine verificare la corrispondenza con il fabbisogno delle scuole determinato dal curricula e dai piani triennali dell'offerta formativa. Non si sa, se non c'è corrispondenza, che cosa succederà a questi docenti. Grazie. Grazie. A titolo personale, l'onorevole Simone Valente. Grazie Presidente. Con questa legge oggi state dicendo una cosa chiara a migliaia di persone, migliaia di precari. State dicendo di rinunciare, di farsi da parte, perché non servono più alla scuola. Coloro che hanno mantenuto in piedi la scuola per anni. State parlando a chi ha fatto sacrifici, a chi ha speso migliaia di euro per abilitarsi, a chi magari non poteva permettersi di pagare l'abilitazione e allora doveva contemporaneamente lavorare. A chi ha speso tempo, energie, a chi lavora da 10-15 anni della scuola, vi state rivolgendo a queste persone e state dicendo di rinunciare perché la politica non è stata capace di creare un sistema scolastico ideale che nel tempo perdurasse. E per questo state addossando tutte le colpe della politica e delle vostre scelte addosso a delle persone che non ne possono niente, che chiedono solo...